I fantasmi di Trieste. Nel palazzo del barone Revoltella, che ora adibito a museo d'arte moderna, qui si racconta che compaia, già dal 1880, in uno stato malinconico, il fantasma dell'arciduca Massimiliano d'Asburgo, che osserva in lacrime i propri ritratti. Alcuni poi raccontano di averlo visto insieme alla moglie aggirarsi nei pressi del parco della Magione del Castello di Miramare. Nel Museo Ioiciano, qui durante i lavori di riqualificazione dell'ala dell'edificio, una volta era tra l'altro un carcere femminile, uno degli operai vide una figura che veniva verso di lui. Aveva un lungo abito nero, ma stranamente lì non poteva passare nessuno, tant'è che incuriosito l'operaio iniziò a seguirla, ma appena girato l'angolo si ritrovò solo davanti a un muro. Al che lo stesso operaio, spaventato e sotto shock, chiese il trasferimento per un altro cantiere. A poca distanza dal museo c'è anche la casa rotonda Pancera, in stile neoclassico. Al momento risulta disabitato, ma ai tempi era un importante tempio massonico e a seconda la voce del popolo, secondo cui quei massoni erano per la più satanisti, nei sotterranei dello stabile sarebbe possibile imbattersi in spiriti inquieti di alcuni confratelli massoni e addirittura persone sacrificate. Nella zona di Trieste poi aleggia anche la leggenda della Dama Bianca di Città Vecchia, nota anche come la straniera, una fanciulla di bianco vestita, molto bella, che apparirebbe da circa un paio di secoli, specie nelle notti di luna piena, in piazzetta Barbacan e addirittura nei vicoli dell'Arco di Riccardo, a Porta San Giusto. Iscriviti al canale e condividi i video agli amici. Attiva le notifiche per essere aggiornato sui nuovi video.